muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore beni per la casa, più 3,55%. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, meno 2,44%. Tra le maggiori valute, l'euro-dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei prezzi al consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le richieste del sussidio di disoccupazione. Domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sulle vendite al dettaglio. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 12.950,75 punti.